È un casino perché il mio settore, che è quello della prossimità, i miei negozi vanno da 80 metri quadri su nei bricchi della montagna a 3.500 in Calabria. Lo chiamiamo ipermercato, anche se diciamo che uno, ne abbiamo uno, infatti non sappiamo cosa farlo, però questo non lo ammettiamo. Dico questo in modo un po' forzato perché è un po' la sfida che oggi il gruppo che si sta rilanciando ha sul tavolo, e ho io perché lo sto guidando, che è cercare di uniformare la esperienza di chi, per chi fa retail, ci paga lo stipendio, che è il cliente, uniformare l'esperienza quando mi entri in un 80 metri quadri, in un 200, in un 700, in un 1500, eccetera, eccetera. Che non è facile. Non è facile perché appunto io ho due clienti. La sciura che mi va a fare la spesa tutti i giorni e anche il mio associato, perché il mio associato è un imprenditore che ha deciso di associarsi a me per tutta una serie di motivi. Ormai le centrali di acquisto sono non superate, ovviamente, perché sono fondamentali, ma non è l'unico motivo di tu avere un imprenditore o migliaia di imprenditori, perché ci sono altre leve che sono appunto quelle del marketing e del forum. Tra l'altro, una cosa che per quanto riguarda il mio settore, io è da un po' di tempo che ho compreso, è che per come comprendiamo noi il target, io dico che il target non esiste più. Per me il target è quello che dico, infatti ho litigo ogni giorno col centro media quando mi deve fare le pianificazioni, però è morto, perché per fortuna o per sfortuna da me entrano tutti. E quindi, non solo da me, nel senso che ci sono molti retailer presenti al tavolo, però in un classico supermercato di 400-500 metri quadri mi entrano tutti. E quindi cercare di dare un'esperienza di acquisto più o meno uniforme e positiva non è facile. Vi faccio un esempio, no? Prendiamo un dirigente d'azienda e una persona anziana, no? Un dirigente d'azienda ha tanti soldi, compra determinati beni, non guarda il prezzo, l'anziano prende la pasta di semola, non è vero. Oggi il dirigente d'azienda entra in negozio col volantino cerchiato a penna, visto con i miei occhi, perché magari c'è il sottocosto piuttosto che c'è uno, e il dirigente d'azienda si compra un bel Barolo da 25 euro e poi va a comprarsi la passata Mutins in promozione. Quindi chi è un high value, come dicono i marchettari, cioè uno che ha i soldi e che quindi non è sensibile al prezzo, come uno penserebbe, oppure invece uno che sta attento, no, è tutti e due. La persona anziana, lo sconto anziani che tutti i retailer fanno, la persona anziana è tra i principali acquirenti di prodotti per bambini, cioccolato, sostiene la famiglia. Perché sostiene la figlia, il figlio che poverino ha perso lavoro, è cassa integrato, non c'ha soldi, quindi questa persona, quando io devo fare un'attività di CRM, gli faccio magari un'offerta sui pannolini, non per lui, per i poti, no? Quindi, secondo me, nel mio settore, quantomeno nel mio settore, il paradigma è veramente da ribaltare. Ovviamente per me l'innovazione sulla tecnologia è fondamentale, però ritengo che sia altrettanto fondamentale, se non ancora più importante, nel mio ambito, innovare sul servizio. Questa, secondo me, è la chiave di volta ed è quello che noi stiamo cercando di fare con fatica, ovviamente, perché oggi c'è una guerra sui prezzi pazzesca, per cui quando tu trovi a scaffale la pasta a un euro, un'altra che te la mette a 0,98 centesimi, ci sarà anche quello che si sposta, però la differenza non la fa più. Sta succedendo quello che è successo nel mondo della telefonia, no? Che le tariffe si sono abbassate e poi loro giustamente si sono allargati sui servizi. Quindi oggi noi dobbiamo cercare, ed è difficilissimo, di trovare la novità non solo sul prodotto, per l'amor di Dio, certo, ma anche, secondo me, e soprattutto sul servizio. Cito questo esempio: siamo stati a fare uno store check in Germania, a Berlino, e perché in realtà il gruppo CRAI, oltre ai 2000 negozi, diciamo, di supermercati, opera anche nel comparto del drag, sia cura casa che cura persona, con 6 diverse insegne ed altri 1000 negozi con 6 insegne diverse, per cui tocca gestire anche quel mondo lì. C'è una piccola catena di negozi, ahimè non mi ricordo il nome, che in Germania vendono profumi, prodotti per la persona, c'è l'area dedicata ai bambini, baby. Dentro ci sono 3 moduli con una fila di pannolini per fare il cambio dei pannolini, con la crema, il talco, tutto il necessaire. Tu puoi, se stai passando e hai necessità di cambiare il pannolino a tuo figlio, entrare, salutare la cassiera che sorride, perché quello che ha detto lui a me è piaciuto molto,
vai lì, cambi, puoi prenderti un pannolino e uscire dicendo grazie, arrivederci. Allora, questo per me è innovazione del servizio, perché scarica sulla brand equity di quella piccola catena un valore incredibile. Oggi noi stiamo cercando di uniformare il format dei miei negozi, perché appunto, come dicevo, essendo 2000 e vanno dagli 80 metri ai 3000 metri, devo creare una sorta di unica experience, per cui c'è un progetto molto grosso che sto guidando io con tutta una serie di persone, in cui veramente andiamo a disegnare proprio i punti focali del negozio, il layout del negozio, come devono comparire i vari mondi merceologici. Addirittura stiamo arrivando a definire quante UEM, unità espositive minime, quante singole referenze deve contenere uno scaffale in un determinato mondo. È un processo che è molto grosso, che è partito, e lo stiamo in questo momento testando. Quanti negozi avete provato? Allora, in questo momento abbiamo 30 negozi pilota, una trentina, arriverò a 50, in cui, cosa vuol dire testare? Sto andando a verificare fatturati, spesa media, numero scontrini, che è fondamentale, vuoi guardare soltanto per quanto ci riguarda il fatturato, numero scontrini, ovviamente il margine, sia totale negozio che per reparto, per capire dove abbiamo sbagliato e tararlo e dove invece sta funzionando. Una cosa su cui noi ci stiamo concentrando, e nelle aziende in cui sono stato precedentemente non sempre c'era questo focus, è anche sul ridurre i costi, dirò una banalità, del negozio, ma non inteso come costi delle persone, la forza del lavoro, che a me anche lì si va a tagliare, ma sui costi per esempio del risparmio energetico. Nel mio settore, ma vedo i miei colleghi che hanno degli ipermercati, i costi, ahimè, di tenere accesi i banchi frigo e le luci, l'aria condizionata, sono veramente folli. E per esempio noi abbiamo chiuso un accordo con Enel, per cui abbiamo delle tariffe agevolate che portano all'imprenditore che sottoscrive, basta che mette una firma, un risparmio senza dover fare nulla. Quindi c'è un processo che, per portare più margine al negozio, devi far entrare gente, cercare di farli comprare il più possibile in continuativo con tutta una serie di logiche, ma anche ridurre determinati costi che, per chi ha tanti negozi, ed ecco perché l'energia non arriva in atti. Assolutamente sì. Non è un tema da ufficio. No, infatti la gestiamo il dipartimento, lo gestisco io, perché oltre a portare più margine ha anche un impatto sociale in termini di minor consumo che sul brand può scaricare.